eserciti si preparavano a combattere un conflitto devastante, anche se si credeva che sarebbe durato pochi mesi. Entro Natale a casa, si diceva. 70 anni fa, ieri, si chiudeva la guerra, anche se parzialmente, e terminava l'occupazione tedesca nella nostra città, 9 mesi prima dell'epilogo del secondo conflitto mondiale. Insomma, questo 2014 è un anno di anniversari, e gli anniversari servono a ricordare cos'eravamo, cos'era l'Europa, appena 70 anni or sono. Nella duplice carneficina della guerra civile europea di 30 anni, così come è stata definita da qualche storico, l'Europa è uscita popolata da cimiteri attraversata dall'odio, tra inglesi e tedeschi, tra olandesi, belgi e tedeschi, tra polacchi e sovietici, polacchi e russi, tra italiani e slavi, tra sovietici e occidentali. Quando si pensa all'Unione Europea come a un clan di burocrati e politicanti, minimalista o troppo legata alla finanza, non bisogna mai dimenticare che quello che eravamo appena 70 anni fa. In questo senso appare quasi come un miracolo. E buongiorno e benvenuti a nome dell'assessorato alla cultura e turismo del comune di Ancona. Saluto la Marina Militare, l'italiano Carboni, grazie per averci ceduto questo spazio, l'auditorium dell'ex chiesa di Sant'Agostino. E, saluto i miei compagni d'avventura qui sul tavolo, il generale Coltrinari, Ruggero Giacomini, Giuseppe Campana, Attilio Bevilacqua. Saluto Christoph Schauka, grazie per essere venuto, uno storico polacco, arrivato adesso. Dunque, battaglia di Ancona, o per meglio dire battaglia per Ancona, perché Ancona contava il suo porto soprattutto, bisognava conquistare questo porto. E questo incontro con le manifestazioni collaterali, le cerimonie di ieri e quelle che si svolgeranno nell'arco della giornata, rappresenta un nuovo tentativo, dopo l'apertura del rifugio delle carceri dello scorso autunno, con le manifestazioni collaterali che si svolsero, per riappropriarci della nostra memoria storica legata agli eventi della Seconda Guerra Mondiale. Un tentativo che forse sfocerà, questo lo vedremo, nella realizzazione di un vero e proprio museo della battaglia di Ancona ad Ancona. La mia relazione si basa su una bozza di articolo che sto scrivendo per una rivista inglese che si intitola After the Battle, dopo la battaglia, con un testo e in sostanza si tratta di un ritorno sul luogo del delitto. È una rivista piuttosto nota nel mondo anglosassone, dall'Australia al Canada, e si basa su delle immagini d'epoca messe a confronto con le immagini attuali. È un sistema che serve a comprendere meglio la dinamica degli eventi. In questo senso la mia trattazione va dalla fine degli anni 30 attraverso tutta la campagna di bombardamenti fino appunto alla liberazione. All'inizio della Seconda Guerra Mondiale Ancona aveva una popolazione di circa 78.000 abitanti, comprendeva anche la frazione di Falconara. Nei primi 3 anni del conflitto fu poco coinvolta dalla violenza della guerra, tuttavia questa situazione cambiò repentinamente nell'estate-autunno del 43, quando la città, che era un porto importante, via di comunicazione strategica, iniziò a soffrire in maniera crescente per l'offensiva aerea alleata. Dal maggio all'ottobre del 43 ci furono 162 allarmi aerei, senza serie conseguenze e senza vittime. Questi allarmi e anche la prima incursione, quella del 16 ottobre, furono percepite come un errore da parte degli aerei alleati. La gente amava pensare a un meccanismo psicologico abbastanza noto, che la città non sarebbe stata bombardata perché, per le sue tradizioni antifasciste, perché vi abitava un'antica comunità ebraica, perché sappiamo che non è vero, non era un obiettivo strategico. Nel 43 ancora non era affatto pronta per un'offensiva alleata, un'offensiva condotta con mezzi moderni. E,
il sistema di osservazione aereo era obsoleto, il sistema antiaereo di difesa, sia attivo che passivo, era antiquato, gestito dagli uomini della quindicesima della legione della milizia artiglieria contraerea, un'unità che faceva parte della MVSN, Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. C'erano quattro batterie equipaggiate con cannoni da 76-40, doppio scopo antinave e antiaereo, una al Monte Cardeto, una al Porto lungo il Molo Graziani, una era al Forte Altavilla e una al Forte Montagnolo vicino alla stazione. Nel 42 vennero aggiunte altre due batterie con cannoni da 90-53 che erano altrettanto efficaci dei cannoni tedeschi Achtung da 88 mm, più c'erano pezzi d'artiglieria leggera, mitragliatrici da 20 mm. La difesa civile era nelle mani della UMPA, Unione Nazionale Protezione Antiaerea, un'organizzazione civile volontaria scarsamente dotata di mezzi, affiancata ai più esperti vigili del fuoco del Terzo Corpo di Ancona, guidati da un personaggio che abbiamo valorizzato nella mostra dello scorso autunno, Carlo Albertini, parente del direttore del Corriere della Sera, e che fu insediato dai polacchi subito dopo la liberazione responsabile dell'ordine pubblico in città. Nel giugno del 40, il mese in cui l'Italia dichiarò guerra alla Francia e all'Inghilterra, c'erano ad Ancona 25 rifugi antiaerei. Nel 43 il numero raddoppiò. In questa lista ufficiale dei rifugi non appare il famigerato rifugio delle carceri di Santa Palazzia, che fu costruito per i reclusi, per il personale del carcere, dagli stessi reclusi, dagli stessi prigionieri. E questo rifugio fu comunque utilizzato dalla popolazione del quartiere San Pietro, Guasco San Pietro, perché ritenuto sicuro. La storia ci insegna che purtroppo le cose andarono in maniera diversa. Questa è una foto del luglio del 1940 e mostra il secondo battaglione della milizia antiaerea al Molo Nord. È una foto che proviene dall'archivio di Fazio Fazioli, Conte Fazioli, che appartiene a una famiglia piuttosto nota nella storia della città. E questa è per capire la comparazione. Sono stato qui grazie all'intercessione del comandante Druschi, mai abbastanza lodato comandante, che sta aiutando a svolgere tutte queste iniziative storiche. È la stessa zona ora utilizzata dalla Marina Militare. Questa torre, diciamo, è utile per svolgere una comparazione praticamente perfetta. Questa è la stessa zona, una foto del 10 settembre del 41. Vedete che la milizia antiaerea, con i cannoni da 76-40 di cui parlavo, è dotata di elmetti della Grande Guerra, gli Adrian. E questa è la stessa comparazione oggi, con ancora presenti i basamenti lungo il Molo Nord. Stessa situazione, foto del 10 settembre del 42, la 146esima batteria al Molo Nord durante un'esercitazione. Questa è una foto straordinaria del Cardeto, nella zona cosiddetta ora Ruota di Mu, dove il comune ha sistemato un monumento a forma di ruota. Ad Ancona c'era anche la Marina Militare con le sue batterie. Questa è una foto del Ferragosto del 1941, la batteria Cagni della Marina Militare, per intenderci San Giuseppe Inferiore e Superiore. Quando nel luglio del 44 i tedeschi dovevano ovviamente andarsene via a gambe levate, oppure ancor prima i reparti della Repubblica Sociale Italiana sabotarono questi cannoni, uno di questi è finito nella zona sottostante del passetto, questa è la zona, insomma, attuale, si capisce meglio da qui, ed oggi eccolo restaurato, è un pezzo modello 1911 da 152 mm, è stato restaurato dall'autorità portuale, si trova vicino all'Arco di Traiano. Questa è la foto iconica della campagna di bombardamento di Ancona, l'abbiamo utilizzata più volte, di una chiarezza assolutamente nitida.
si vede la data è il 21 maggio del 1944, un B-26 Marauder della RAF che ha appena sganciato le sue bombe nella zona del porto, si vedono i cantieri navali, si vede la caserma Villarei con una parte della cinta che è stata colpita da una bomba, si vede il Cardetto, zona militare, assolutamente priva di alberi. La storia di questa fotografia ci è stata raccontata dalla Voce Adriatica ed è pubblicata nel libro di Attilio Bevilacqua. Del bombardamento rimase una foto con una storia che fu pubblicata il 26 febbraio del 1955 dalla Voce Adriatica. Un nostro concittadino all'Asmara in Eritrea durante il conflitto la vide in una bacheca dove solitamente il servizio informazioni britannico poneva delle foto delle attività delle forze armate alleate. Decise quindi di, tra virgolette, prelevarla. Tagliò la rete, forzò la vetrinetta, prese e prese la foto. Se la tenne per molti anni, poi al rientro in Italia decise che fosse giusto portarla da un quotidiano e farla pubblicare. E questa è la foto di questa fotografia famosissima. Questa è un'altra foto straordinaria, scattata il 1 novembre del 1943. Da un membro dell'equipaggio di un aereo statunitense del 33° squadron dell'aviazione dell'esercito degli Stati Uniti, era ancora un'aviazione legata all'esercito, divenne indipendente più tardi. È una foto scattata alle 14.50 del maledetto 1° novembre. Colonne di fumo si alzano dalle installazioni portuali. Quel giorno gli attacchi furono due. Uno, il primo alle 12.16 alla stazione che era già stata colpita nel bombardamento del 16 ottobre, il secondo sul porto del cantiere navale ma coinvolge anche il Guasto San Pietro ed è attorno alle 13. Altra foto presa da un altro aereo alleato, siamo alla fine del 43, inizio del 44, sulla destra si nota la sagoma capovolta dell'incrociatore Ottaviano Augusto, sulla sinistra, vostra destra, certo. Poi questo è invece il Panfilo Reale Savoia che poi alla fine della campagna di incursione alleata finì incendiato da una bomba. E dal libro di Campana Frattesi, Tempo di sfollamento, gli obiettivi che vengono colpiti nelle azioni contro Ancona sono la stazione, il porto, il cantiere navale, le installazioni e i depositi militari. Lo scopo è quello di tagliare le comunicazioni con l'esercito tedesco che combatte più a sud. La metodologia usata dal Mediterranean Air Command non è quella dell'area bombing, il bombardamento a tappeto, che coinvolge l'intera zona di un'area abitata, ma del cosiddetto precision bombing, del bombardamento di precisione. Quest'ultimo si rivela tuttavia impossibile, accanto agli obiettivi specifici vengono colpite le contigue zone residenziali. E allora andiamo a vederle queste zone residenziali del centro storico di Ancona. Questo è ovviamente l'Arco di Garola, Corso Matteotti nel dopoguerra, a comparazione molto semplice. Questa è la zona di oggi di Via Fanti, sulla sinistra c'è Via Matas con l'indicazione ricovero, probabilmente il ricovero del Palazzo del Comune, Palazzo degli Anziani. Sullo sfondo si vede, in una via completamente intasata da macerie, in alto Palazzo Camerata. Come dicevo, Ancona era comunque un bersaglio vitale, soprattutto più che per il porto, forse per la stazione. I tedeschi, una volta bombardata, in una fase che va tra l'inverno e la primavera del 1944, quasi quotidianamente, con un picco durante l'operazione Strangle, del maggio del 44, veniva però immediatamente riparata con proverbiale efficienza dei tedeschi. Vedete che questi palazzi sono nuovi, sono ricostruiti, ma la comparazione, diciamo, la zona è questa. Qui siamo in Piazza Stracca, Piazza del Comune, oggi Piazza Stracca, sulla sinistra l'antico volto dei signori e sullo sfondo, sempre a sinistra, la cupola degli Scalzi. Di fronte si vedono le rovine di Palazzo Fattardi. La chiesa del Gesù fu miracolosamente risparmiata, sta qui alla vostra destra, non si vede insomma in questa fotografia. Una bomba colpisce Palazzo Fazioli, che era il palazzo del conte Fazio Fazioli, che vi citavo prima, il comandante della milizia contraria della DICAT, e chiaramente lui rimase sconvolto ovviamente da questa vicenda, come ci ha raccontato il figlio.
Un'altra colpisce un edificio che si chiama Palazzo d'Avalos, che sta qui sullo sfondo della via, che era un edificio del Settecento collegato a un edificio anche più grande. All'interno, il primo novembre, si trovavano di diverse decine di persone che rimasero quasi tutte uccise. Questa è una delle stragi meno note del primo novembre. Poi su questo magari tornerà Attilio, immagino, più tardi. Ecco la zona. Qui siamo invece ovviamente in piazza Umberto, oggi piazza della Repubblica, davanti a voi c'è il Palazzo Trionfi, che è semidistrutto e poi demolito, mentre il Teatro delle Muse viene solo leggermente danneggiato da alcune schegge. Qualcuno vorrebbe abbattere qui il Palazzo della Rai qui sulla sinistra per far spazio, non credo sia una cattiva idea. In una incursione che si svolse il 17 maggio vennero abbattuti due Spitfire, a dimostrazione che la flak tedesca era comunque operativa. E dal libro sempre di Attilio, appena suonato l'allarme comparivano nel cielo quattro caccia che bombardavano con bombe di piccolo calibro le zone del porto, il molo Vittorio Emanuele II, eccetera. Si registra una sola vittima. La contraerea riusciva però ad abbattere due dei quattro caccia. Uno scoppiava in aria e cadeva a pezzi sulla città. Il motore dell'aereo sfondava una vettura del tram in piazza Umberto I, mentre il corpo cadeva nelle vicinanze di piazza Stamira. L'altro riusciva a portarsi verso la zona del trave e cadeva in mare. Dei piloti conosciamo nomi, gradi militari, l'età, la provenienza, il numero di matricola e il loro aereo. Erano piloti della SAAF, per forza aerea sudafricana. Il motore in seguito sarà conservato per un certo periodo alla capitaneria di porto, non sappiamo che fine ha fatto. Questa è la zona di Piazza Roma, questa è Piazza Roma, davanti a questo cancello oggi si trova un bar, a dimostrazione che anche zone più lontane dai cosiddetti obiettivi strategici furono colpite. Ancora di più il quartiere Adriatico, lasciato in realtà relativamente intatto e poi utilizzato dai polacchi che vi installarono i loro servizi, gli ospedali, i comandi, ma alcune bombe raggiunsero anche la zona del Viale della Vittoria, oltre che quella dell'attuale Corso Amendola. Questa è ovviamente la palazzina del Bardiana. Questa è una foto che proviene anch'essa dal libro di Attilio, una foto scattata da un americano nel marzo del 45, un pilota americano, qui scrive: ero vestito con i miei abiti pesanti da GI, da government issue, da soldato americano, stivali pesanti e guanti caldi. Questi ragazzi erano vestiti scantily, in maniera mediocre, e lui commenta: heartbreaking, da togliere il fiato. Questa foto è stata scattata qui ovviamente in via Cialdini. Queste sono un paio di foto delle 12 a colori ritrovate recentemente nell'autunno scorso attraverso Facebook e internet, scattate dal pilota ufficiale delle Reichsbahn, delle ferrovie tedesche. Le uniche foto esistenti, per quanto ne so io, ad Ancona, nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, sono foto di fonti tedesche, di un fotografo piuttosto noto che si chiama Walter Hohlnagel e che poi ha continuato la sua attività di fotografo nel dopoguerra. Queste immagini si trovano, non queste immagini specifiche, ma i suoi libri si trovano su Amazon. E il gruppo di 12 fotografie mostra anche, dicevo, questa attività febbrile svolta dai tedeschi quotidianamente per riparare i danni causati dall'offensiva alleata. Questa palazzina, la comparazione è tutt'altro che perfetta, questa palazzina, ovviamente questa qui, è stata ridipinta, si nota il parco della cittadella sullo sfondo. Questa è un'altra foto della stazione di Ancona scattata probabilmente nel 44. Questa è una foto della ricognizione alleata, si vede il Panfilo Reale Savoia incendiato, dovremmo essere scattata da un moschito, un aereo da ricognizione alleato, forse poco prima dell'arrivo delle truppe alleate in città. Sono foto molto belle, molto nitide, che volevo riproporvi.
Oh, siccome se non si vedono i volti delle persone non si capisce bene la tragedia che ha vissuto la città durante la Seconda Guerra Mondiale, ho voluto riproporre anche questa fotografia. Questa bambina qui sulla sinistra si chiama Gisella Bendelari, è venuta quando abbiamo riaperto il rifugio delle carceri, si salvò il padre all'interno del cosiddetto tunnel della morte, ma tutti questi suoi familiari, a partire dalla madre che si chiamava Giovanna Farinelli, 42 anni, e le sorelle morirono nel rifugio, Elisabetta, Marisa e Luciana, rispettivamente 2, 5 e 17 anni. Questa è la zona del rifugio dove probabilmente cadde una delle bombe, quella che fece più danni, sulla volta, sfondando la volta. E questo è il rifugio oggi, se potete vi invito ad andarlo a visitare. Oh, l'offensiva realleata causò tra le 1600 e le 1800 vittime, un calcolo preciso e difficile da valutare anche perché ad Ancona erano presenti molti profughi e tra le vittime si contano sicuramente persone, cittadini non anconetani. Ovviamente sappiamo che il 70% della città fu devastato, solo il 30%, coincidente più o meno con la zona del quartiere Adriatico, rimase relativamente intatto, gravissimi anche i danni al patrimonio culturale. Bitva o Ancone, mi scuso per la pronuncia, battaglia di Ancona. Ora, l'avanzata nelle Marche fu inizialmente condotta dal quinto corpo inglese sotto il diretto comando del generale Alexander, con 2 divisioni indiane, la quarta e la decima. Il 15 giugno Alexander ordinò al secondo corpo polacco di rientrare in linea, si stava riposando dopo le perdite subite a Cassino e a Piedimonte e appunto tornò in linea a metà giugno. Comandato dal generale Vladislav Anders, il corpo polacco consisteva in 2 divisioni, la terza carpatica e la quinta cresova, e dalla seconda brigata corazzata. Comprendeva circa 43.000 uomini e donne e gran parte reduci dai campi di concentramento dei gulag di Stalin, ma anche dalla diaspora polacca in giro per il mondo, dall'Argentina all'Australia al Canada. Erano veterani della battaglia di Monte Cassino, dove subirono perdite gravissime ma si coprirono di gloria. Assieme ai polacchi, di cui poi diffusamente parlerà meglio tra un po' Giuseppe, accanto ai polacchi c'erano sia reparti italiani che inglesi. Gli inglesi avevano un battaglione di carri armati, il settimo Royal Hussars, Ussari Reali, 2 reggimenti di artiglieria, Royal Engineers, cioè soldati del genio, e un piccolo reparto di comando smontati su jeep, il Popsky Private Army, guidato da una figura interessante e pittoresca di origine che è Vladimir Peniakov, di origine belga, di origine russa ma di cittadinanza belga. Il Corpo Italiano di Liberazione, sul quale parlerà il generale Coltrinari, era comandato dal generale Utili, era formato dalla divisione di paracadutisti Nembo, da reparti di alpini e di bersaglieri, 2 reggimenti di artiglieria, circa 18.000 uomini, senza carri armati, con pochi veicoli, artiglieria antiquata, sostanzialmente l'equipaggiamento che l'esercito italiano aveva durante le guerre precedenti. Solo più tardi furono equipaggiati con armamento più moderno di origine inglese. C'era un altro reparto italiano di partigiani che combatteva all'interno del secondo corpo polacco, sotto comando polacco, ed era ben considerato dai polacchi. Ricordo dei documenti che lesse al Public Record Office molti anni fa e ne parlavano piuttosto bene, come un'unità efficiente. Era la banda patrioti della Maiella, gruppo patrioti della Maiella precisamente, circa 400 uomini provenienti, partigiani abruzzesi sostanzialmente. C'era anche un piccolo reparto di cui ha dato notizia per primo Giuseppe Campana, se non sbaglio, che era un piccolo reparto di commandos italiani di 111esima compagnia di difesa ponti, una piccola compagnia di volontari che combatté tra le lapidi del cimitero di Tavernelle proprio il 18 luglio. Le truppe tedesche dipendenti dalla decima armata erano composte da 2 divisioni, la 71esima che combatteva nella zona più interna, a noi interessa la 278esima, guidata dal generale Harry Hope, che
grasso organico formata da Volksdeutsche, il Bart, cioè tedeschi etnici, e Ivis, Ilfsbillige, cioè volontari provenienti dalla Polonia e dalla Russia, e c'erano anche i turcomanni che combatterono al Monte della Crescia. Truppe che in alcuni casi combatterono duramente, in altri invece, compresi i polacchi evidentemente, non aspettavano altro che ovviamente passare con i loro compatrioti. Tra queste truppe c'erano anche i reparti della guarnigione di Ancona, cioè reparti della Marina, della Kriegsmarine, reparti di sicurezza, reparti di guarnigione, sotto il comando di Peter, e quindi si chiamava Kampfgruppe, cioè gruppo da combattimento Peter. Fu impegnato nella battaglia di Ancona, nella zona del Coppo, e poi successivamente Massignano doveva rallentare l'avanzata da quella parte. Io ovviamente non mi dilungo sulla descrizione delle operazioni. La battaglia di Ancona è divisa fondamentalmente in due fasi, e la strategia tedesca era quella non di distruggere le truppe alleate, ma di rallentare la loro avanzata verso nord. Questo era l'obiettivo. Non si può dire che questo obiettivo in parte non sia stato raggiunto in qualche modo. Poi le truppe alleate furono bloccate per molti mesi successivamente sulla linea gotica. La prima fase conosciuta dai polacchi come battaglia di Loreto, il corpo polacco rompe attraverso le difese tedesche lungo il Musone, che era la linea d'acqua precedente alla battaglia di Ancona, l'ultimo corso d'acqua precedente ad Ancona. Successivamente si svolge un'azione diversiva qui verso la costa, cioè verso sostanzialmente Camerano, ma era una specie di maschirocca, come la chiamano i sovietici, che doveva nascondere invece l'accerchiamento con l'obiettivo di distruggere la 278esima divisione verso l'interno, cioè Offagna, Gugliano, Polverigi, poi fino alla costa. Prima della battaglia di Ancona si svolge uno scontro piuttosto sanguinoso lungo la strada, quella che è passata alla storia come battaglia di Filottrano. Dal libro di Enzo Santarelli, che è presente, saluto, Giovanni Santarelli, vi racconto quello che scrive perché mi pare interessante. Nel primo incontro tra polacchi e italiani del CIL, perché insomma in questa battaglia fu uno dei primi episodi in cui polacchi e italiani combatterono insieme. Al di là della città di Macerata, i nostri veicoli si mischiarono con una colonna di carri armati polacchi. La strada principale non poteva essere utilizzata a causa delle mine, così praticamente ci infilammo in sentieri di campagna pieni di polvere, dove la polvere si alzava come in una cortina di nebbia. Il sole era nascosto dalla polvere. Guardammo i polacchi, guardammo il loro berretto di origine inglese, notammo un distintivo che era quello delle truppe della cavalleria, delle truppe di cavalleria. Questo ci portò immediatamente alla memoria le cariche di cavalleria compiute dai polacchi all'inizio della guerra. Noi sappiamo che queste cariche in realtà non si svolsero, furono alcuni articoli di giornale, di giornalisti italiani, corrispondenti di guerra, che ebbero la notizia, non poterono verificare evidentemente. Tra questi giornalisti c'era anche un certo Indro Montanelli. Però la memoria di queste cariche è rimasta. E Corti dice: ora tra la polvere, il motore, il rombo dei motori dei carri e l'odore, la puzza di benzina, noi in quegli uomini vedemmo gli autori, gli eroi di quelle cariche. Attraversammo le loro colonne per dirigersi verso l'interno, che era la zona di operazione del CIL, mentre loro, gli Sherman, i carri armati, si dirigevano verso la costa. Risposero con un sorriso ai nostri saluti. Più tardi i nostri colleghi paracadutistici raccontarono che durante un'azione i polacchi riconobbero altri polacchi nelle file avversarie, interruppero i combattimenti, si fermarono per abbracciarsi. E questo è questo aneddoto rievocato da questo ufficiale di artiglieria italiano.
Questa è la foto più famosa della battaglia di Filottrano. È una foto del 9 luglio del 44, i primi paracadutisti della Nembo con l'equipaggiamento che avevano utilizzato della Lamein irrompono nella cittadina provenienti dalle frazioni di Fiumicello in Brecciata. È un fotogramma tratto da un filmato dell'operatore civile Stelio Rossi e grazie all'aiuto di Giovanni abbiamo individuato la zona esatta dove questa foto, questo film fu svolto, purtroppo c'erano lavori in corso in quel periodo ed è via Gramsci, oggi ex via delle Mura. Sullo sfondo c'è il centro di Filottrano. Questa è un'altra foto in cui la comparazione è impossibile perché è stata costruita una palazzina, un paracadutista della Nembo tra le prime case di Filottrano con un MAB, in braccio a un MAB, ho voluto metterla perché mi sembra interessante. Questa è la zona dove si svolsero i combattimenti più accaniti della battaglia di Filottrano. In alto c'è l'ospedale, quindi c'è appunto la città di Filottrano, è il cosiddetto bivio della morte pochi giorni dopo la battaglia. Uno Sherman della divisione Cresova qui sulla sinistra, i carri armati e le mine tedesche ne distrussero 3 quel giorno. I carri armati fallirono nel tentativo di conquistare l'ospedale, che era strategico, vi riuscirono le fanterie, e dove all'interno dell'ospedale si svolsero combattimenti stanza per stanza, corsia per corsia. Lo Sherman si trovava probabilmente vicino a questi tombini. Sulla destra c'è la strada per Riesi, a sinistra Osimo, al centro si va verso Filottrano. Questo è l'ospedale civile dopo la battaglia. Via Dominzoni, allora via dei Cappuccini. Alla fine i paracadutisti del CIL riuscirono a prenderlo. Qui combatte la Nembo a fianco di un cannone inglese da 57 mm. Questo è il primo soldato polacco che vediamo nella nostra rassegna fotografica, è il soldato Jacek, che io ebbi la fortuna di conoscere a Londra tanti anni fa, spero stia bene ancora, è una persona deliziosa, che si è fatto fotografare in Corso del Popolo, allora Corso Vittorio Emanuele II, la strada per Osimo Iesi, qui siamo a ridosso delle mura di Filottrano. Eccola qui, il cammino della Filanda è stato demolito, mi dice Giovanni, negli anni 50. Ecco, questo è il professor Rigotti, che è qui presente, che saluto, perché passiamo alla fase successiva della battaglia. Succede che i polacchi sfondano verso Osimo, i tedeschi sono costretti ad abbandonare Filottrano e i tedeschi si dirigono nella linea difensiva successiva, la Albert Stellung 2. Siamo l'8 e il 9 luglio. E la battaglia di Filottrano costa agli italiani, importante da un punto di vista simbolico, circa 200, ma anche diciamo sanguinosa dal punto di vista, poi ce lo dirà meglio il generale. 135 morti, 231 feriti e 59 dispersi, circa 200 le perdite tedesche. Contemporaneamente poi gli italiani entrano a Cingoli. L'occupazione di Castelfidardo, Osimo, Filottrano e Cingoli, tutte posizioni dominanti, aprono la strada per la seconda battaglia di Ancona, praticamente il tentativo decisivo per conquistare la città. Anders decide non di attaccarla frontalmente, dove dicevo si svolge un'azione difensiva, ma di accerchiarla, di attaccare diciamo sulla sinistra. Anche qui non vi descrivo ovviamente l'andamento della battaglia, che servirebbe molto più tempo. C'è una posizione chiave che è la cosiddetta quota 360 a Monte della Crescia. La zona della battaglia è questa comunque. I polacchi attraversano il Musone, probabilmente in questo stesso guado 70 anni fa. Avanzano poi verso la collina 116 di Vincenzo, sono poche centinaia di metri, un chilometro più avanti, più oltre. Vedete, i polacchi hanno la divisa inglese con il caratteristico elmetto a padella. Erano reparti dotati di completamente meccanizzati, dotati di mezzi ma sotto organico, invece di 3 brigate ne avevano 2.
La comparazione qui è difficile, ma è sicuramente questa la zona. I corrispondenti di guerra, i fotografi, che erano tra l'altro fotografi non professionisti, c'era anche una donna tra di loro, erano 6 o 7, diciamo, fecero molte fotografie di questa zona, ma che è sicuramente la collina di San Vincenzo. I tedeschi erano, li aspettavano qua sopra, avevano mezzi corazzati, pochi, ma li utilizzavano continuamente spostandoli da una parte all'altra, facendoli sembrare molti di più. Questo è un fante polacco che avanza sempre nella stessa zona. Ecco, qui siamo alla periferia di Polverigi, è un Sturmgeschütz, un cannone semovente. I tedeschi non avevano carri armati nella zona delle Marche centro-meridionali. I primi carri armati, si intendono mezzi corazzati cingolati pesanti, quindi pesantemente corazzati con torretta girevole, Panther, apparvero sul Metauro il 20 agosto, i polacchi ne distrussero uno il 25 agosto, ma prima avevano questi, peraltro, efficacissimi cannoni semoventi anticarro, e assieme a cannoni semoventi di preda bellica italiana dopo l'8 settembre, M42 ed M40, avevano anche altri semoventi blindati e autoblindo di preda bellica italiana. Questo Sturmgeschütz fu distrutto assieme ad altri alla periferia di Polverigi, via San Giovanni. Sullo sfondo si vede il Monte della Crescia e la zona l'abbiamo identificata come questa. È l'attuale, è la via che va verso Agugliano, insomma, la strada provinciale, lungo la strada provinciale. Questa è la strada verso la costa, strada provinciale Agugliano-Polverigi. Eccola qui, la cosiddetta curva Santilli. L'avanzata polacca prosegue, questo è un carro armato del 6° reggimento corazzato, sotto Agugliano, è uno Sherman. Avrete fatto tante volte probabilmente questa strada, Agugliano sullo sfondo, il carro armato avanza verso Casina di Paterno. Queste palazzine, queste case qui di Agugliano allora non esistevano. Qui è Paterno, questi civili che applaudono l'arrivo dei carri polacchi sono probabilmente sfollati di Ancona, presumibilmente. Sono vivi di Castellemilio, la sì, signora Carrato di Castellemilio e mia madre con mia sorella nata. Carrato. Quindi io mi emoziono quando vedo questa foto, perché siamo sì, a vivere del convento di Castellemilio, ecco, esatto, proprio. Fornace vecchia, Paterno. Tutti gli uomini nascosti perché per paura da cui mio padre, che era ritornato dopo, mia madre è stata una scoperta, ripeto, di 2 anni fa, non è detto l'altro, prima non si riusciva a sapere. Poi ce n'è un'altra che non so se c'è il seguito, la signora, no, eccetera. Cioè, non so se ce ne abbiamo altre, comunque è una sorpresa. No, io ho un blog proprio, l'ho messo lì, proprio dedicato a questo. Perché il generale di Castellemilio, se fosse. Questo è il Cassero. Questo è il Cassero. La foto prima. Eccola qui la comparazione semplice. Anche questi probabilmente sono sbollati di Ancona dei bombardamenti. Oh, questa è una foto per cui non ho comparazione, ma questa come la successiva l'ho inserita perché sono poche foto che abbiamo di fonte tedesca. Questo probabilmente è il generale Harry Hope, era il comandante della 278esima divisione di fanteria Berlin-Brandenburg, che era giunta in Italia ai primi del 44. E Harry Hope poi scampò la guerra, decorato con la croce di cavaliere nel 41, poi con la foglia di quercia nel dicembre del 44. Questa è una foto della ritirata tedesca, se qualcuno è in grado di identificare l'edificio sulla sinistra sarei grato, diciamo, sarebbe interessante. È un cannone da campagna tedesco da 155 mm FH18. Questa foto rende un po' giustizia al mito della meccanizzazione delle forze tedesche durante la Seconda Guerra Mondiale. In realtà i tedeschi combatterono dal primo all'ultimo giorno di guerra, almeno per quanto riguarda le divisioni di fanteria, le divisioni motorizzate, in gran parte grazie ai cavalli e a piedi, forze ipotrainate. Quindi è un mito, diciamo, la meccanizzazione della Wehrmacht. Meccanizzati erano sostanzialmente gli americani e anche i polacchi.
Ecco, qui siamo arrivati sulla costa. Succede che il 17, all'alba del 17 parte l'offensiva alleata. C'è uno sbarramento di artiglieria molto forte con 300 cannoni, bombardamenti aerei da parte dei cacciabombardieri della Desert Air Force. E, tuttavia accadono alcune cose che non consentono ai polacchi di andare spediti come Anders avrebbe voluto. Anders per la verità aveva previsto le difficoltà, la zona non è adatta a un'offensiva di carri armati, i polacchi forse non erano attrezzati al meglio per svolgere questo tipo di offensiva. Accade che un ufficiale di Stato Maggiore, che era un elemento chiave per il coordinamento di questo attacco, viene ucciso da una granata. Accade che i tedeschi resistono con molta tenacia, per la verità i granatieri tedeschi, e si crea un ingorgo lungo la strada. Insomma, sono vari i motivi per cui la Nassa, il cerchio non si chiude e i pesci tedeschi riescono in gran parte, non tutti, resta una retroguardia a combattere ad Ancona, riescono a fuggire verso nord. Ci sono molte evocazioni tratte anche dal libro di Giuseppe Campana, anche di fonte tedesca, sui fatti di quel giorno, sui fatti chiave. E, raggiunsero praticamente il mare a nord di Ancona attorno alle 4:30. Tuttavia il 993 reggimento granatieri, che era il reparto che si trovava all'interno della sacca, riuscì a fuggire verso Lesino. E questo è il capocarro Drelincarz, mi scuso per la pronuncia, che sorridente è arrivato verso il mare. Sullo sfondo si vede Ancona e si trova in questa zona del Barcaglione. Questa è una fotografia della costa, la comparazione è molto semplice, è il motto mussoliniano con la M stilizzata del credere e obbedire combattere, è una foto scattata anche questa dai polacchi, zona di raro squallore lungo la costa. Ho qui da Falconara verso Ancona una jeep polacca. Questa è la zona del Bar del Disco, più o meno. Questo cavalcavia allora non esisteva. I polacchi entrano ad Ancona attorno alle 2:30, i soldati della terza carpatica, provenienti, i primi polacchi diciamo, provenienti quindi dalla zona delle Grazie, Valle Miano, Porta Santo Stefano, snidano le ultime sacche di resistenza. Dei combattimenti si svolgono nella zona del cimitero di Tavernelle, secondo i resoconti dei corrispondenti di guerra polacchi, tra le lapidi. Altri combattimenti si svolgono alla stazione, eccola qui, tra le palazzine, diciamo, all'interno degli edifici ancora intatti della stazione, per poi dirigersi. Si distinguono in questi combattimenti i soldati commandos italiani aggregati ai polacchi, avevano ufficiali e sub-ufficiali polacchi, affiancati da alcuni partigiani locali, poi su questo ci parlerà Ruggero Giacomini tra poco. E questa è la comparazione semplice, che queste due palazzine esistono ancora. Ecco, una jeep polacca si avventura sulla via più ripida di Ancona, via La Maticci. Eccola qui, anche qui questo edificio sullo sfondo è ancora esistente, per arrivare infine in piazza Cavour, dove si forma una piccola folla di cittadini con una bandiera con lo stemma reale, evidentemente. Costo totale della battaglia di Ancona è stato pesante, i polacchi hanno avuto 496 morti, 1789 feriti e 138 dispersi. Il CIL tra il 17 e il 20 luglio ha avuto 60 morti e 115 feriti. Difficile valutare le perdite tedesche, tra 800 morti, 2400 feriti e 800 prigionieri. È sicuramente un successo strategico notevole. Hanno i polacchi, e ce l'ha soprattutto Churchill, per lui era importante, hanno il porto di Ancona, anche se la 278esima divisione tedesca è riuscita a scampare all'attacco, all'accerchiamento, e combatterà fino alla fine la sua battaglia sul fronte italiano. Questa è la
una delle foto più note, ovviamente, lungo corso Vittorio Emanuele II, oggi corso Garibaldi. I polacchi affidano l'ordine pubblico, come dicevo, ai vigili del fuoco del terzo corpo di Ancona, guidati dal comandante Albertini. Questo infatti è il vigile del fuoco Baldoni, ho conosciuto il figlio, con un moschetto 91 e la divisa grigio-verde che vigila lungo il corso di Ancona, eccolo qui, giorni immediatamente successivi alla liberazione. I polacchi si insediano nella zona del quartiere Adriatico, dove stasera svolgeremo alcune cerimonie, l'abbiamo identificato come luogo della memoria. Questa è una sfilata dopo la consegna per tutti i militari, i generali Alexander e Lis, eccoli qui. Questi sono i quattro protagonisti dell'offensiva alleata nelle Marche, il generale Kazimir Sosnovsky, anche qui la pronuncia, che era il diretto superiore di Anders, e i generali Lis e Alexander, il luogo lo riconoscete. Io ho finito, vi ringrazio per l'attenzione e vi presento anche il successivo relatore, Giuseppe. Giuseppe Campana è uno scrupoloso storico, ha rinvenuto i filmati dell'Imperial War Museum che abbiamo visto in apertura, insiste giustamente sul ruolo didattico, diciamo, della ricerca storica, da solo o con Mario Frattesi ha pubblicato vari volumi, tra cui il rapporto sulle operazioni del secondo rapporto polacco nel settore adriatico, basato su un documento che trovai io alla Public Record Office nel 97. E soprattutto questo, la battaglia di Ancona del 17-19 luglio 44, il secondo corpo d'armata polacco. Non so se si trova ancora in libreria, è esaurito, temo, però lo trovate sicuramente nelle biblioteche. La domanda che faccio a Giuseppe è, ci chiediamo tutti, per quale motivo la battaglia di Ancona è così importante storicamente, per quale motivo non è considerata tale, comunque diciamo in Italia non sappiamo che è così importante, mentre in Polonia la battaglia di Ancona è insegnata nelle scuole. Quindi caro Giuseppe, a te la parola.